Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo far vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi finalmente sono tornato in possesso di un taglio di capelli decente. Peccato, peccato, perché c'era questo cappellino nuovo appena arrivato da John Deere con logo John Deere in gomma, personalizzazione Giuliano sul laterale e con la scrittina addirittura, guardate che tocco di classe, Nothing runs like a Deere. Bello. Dovremmo aspettare la prossima quarantena. Sto scherzando, ci mancherebbe, fin per carità che si blocca ancora tutto. Avremo altre occasioni per utilizzarlo. Non so quando non avrò voglia di tagliarmi i capelli. Boh, comunque capiterà perché è bello e va sfruttato. Come penso di aver scritto nel titolo, siamo alla terza irrigazione, al terzo giro di irrigazione con il rotolone, con l'irrigatore, non su grano e né su orzo, ormai sono, diciamo, andati, sono in fase di maturazione avanzata, di conseguenza basta, ma bensì su pisello proteico che sta fiorendo ancora e su soia, appunto, quindi il giro sarà un po' più corto, vabbè che grano e orzo non occupano una grande superficie. In ogni caso, oggi andremo a vederli e con che mezzo andremo a vederli? Non il solito Toyota, ragazzi, a noi le cose monotone ci stufano, dobbiamo sempre differenziarci e utilizzare qualcosa di nuovo, se no ci annoiamo. Eccolo, il mega mezzo. No, ragazzi, a parte gli scherzi, freni a disco 50 km/h in questa modalità, ben 1000 watt di potenza, quindi 1,3 cavalli. Oltretutto, oggi ho una videocamera che dovrebbe essere perfetta per questo tipo di inquadratura, essere super stabilizzata e vediamo. È possibile comunque che ogni volta che devo registrare un vlog o comunque qualcosa all'aperto c'è vento, ogni volta che bisogna rigare c'è vento, è una cosa veramente che sembra programmata. Comunque alle mie spalle c'è l'orzo che, come potete vedere, è in fase di maturazione avanzata. Penso che circa 10-15 giorni, la metà di giugno, lo trebbiamo. E comunque, per tutti i dettagli, anche il grano è su questa. Ovviamente il grano ci impiegherà qualche giorno in più, 5-6 giorni in più. Siamo sulla stessa fase con entrambi. In ogni caso, li vedrete in dettaglio in situazione in campo che uscirà sabato della settimana prossima. Ci sarà un episodio dedicato alla soia, che adesso andremo a vedere, e al grano e l'orzo e il pisello proteico. Vi farò vedere anche il risultato dell'insetticida. Avete visto il tractor vlog scorsa settimana, appunto sabato scorso, e ve ne parlerò in dettaglio. Poi ci spostiamo, ragazzi, nella soia, che dire, grande varietà, ve ne parlerò bene in situazione in campo che uscirà sabato prossimo. Grandissima varietà, guardate, che dire, possono benissimo parlare le immagini, veramente tanta tanta roba. Seminata il 15 di aprile, una semina che tanti reputano precoce, per me è una semina abbastanza normale. Seminata con interfila 45 centimetri, tanta tanta roba. Post emergenza fatto, tanto problema di poco funzionamento. Infatti ci sono molte piante di abutilon e altri infestanti non controllate, solo magari un po' sbiancate oppure neanche controllate, come in questo caso, vedete qua che purtroppo questa qui non muore. E poi è saltato fuori un bel problema con sorghetta da seme e giavone comune. Penso di diserbare con il post emergenza per controllare graminacee e dicotiledoni e successivamente, circa 24 ore dopo, irrigare. Adesso per ora ho l'irrigatore nel pisello proteico che oltretutto fra poco arriva e dobbiamo anche andare a controllare temperatura e così via. Fra poco, fra un paio d'ore, però devo tenerlo controllato anche perché sono vicino a una strada trafficata, abbastanza trafficata, e non voglio bagnarla troppo.
Comunque, chiudendo con la soia, ho un altro gran problemino. Vedete queste piante qua? Non sono piante nate male o con problemi, sono piante mangiate dalle lepri. Oltretutto, queste amicone di lepri cosa fanno? Mangiano la pianta, poi gli casca anche dalla bocca e non la finiscono. Almeno finiscila, no, no, mangiano e basta. E ragazzi, stanno facendo un disastro. Tutti quei buchi che vedete non è soia non germinata, perché i semi sono nati veramente tutti qua, cioè penso almeno un 90% di germinabilità. Però le lepri stanno facendo veramente un disastro. Niente, andiamo a vedere com'è messo il rotolone, temperatura del motore, insomma bisogna tenerlo controllato. Il rotolone tanti lo mettono in campo e poi lo lasciano lì e chi si è visto si è visto. Secondo me è una macchina che va controllata per effettuare un buon lavoro di irrigazione e soprattutto per evitare qualsiasi problema serio. Vi ringrazio per tutto il supporto, vi ringrazio per tutti i complimenti che avete fatto a questa serie di farm vlog. Sono contento che vi stiano piacendo e niente, andiamo avanti con tutto quello che c'è da fare. Finiamo questa carrellata di coltivazioni con il pisello proteico, che sembra molto molto bello. Anche le zone che sono state colpite dall'afide con il trattamento insetticida si sembrano essersi riprese, e sempre in queste zone sono cresciuti anche dei fiori nuovi. Ecco per esempio questa, che ha ben, guardate in questo caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiori nuovi su questo ramo. Ai baccelli che si stanno riempiendo, ragazzi, veramente ricchi di semi, li vedete qua tutti i vari baccelli, e staremo a vedere. Ecco qua, vedete che c'è il semino. Imminenti sono appunto le trebbiature di grano e orzo, sicuramente. A mio parere, anche se solitamente il pisello proteico viene trebbiato prima di grano e orzo, solitamente, a grandi linee, dopo può cambiare tutto, dipende dall'annata. Secondo me quest'anno il pisello proteico, considerando anche i fiori in questo periodo, forse lo trebbieremo il 20 di giugno insieme al grano. Staremo a vedere, ragazzi, perché da qui a un magari a 3-4 giorni cambia da così a così e si secca in un attimo. In linea generale le nostre coltivazioni le abbiamo viste, però non vi ho fatto vedere tutto perché c'è situazione in campo per questo, e vi ricordo ancora che uscirà settimana prossima. E adesso andiamo a fare un altro lavoretto e ci salutiamo. Indovinate un po' cosa andrò a fare? Ho quasi un déjà vu. Eh sì, dobbiamo andare a irrigare le testate con lui. La risposta era abbastanza banale, però insomma magari qualcuno ha sbagliato, magari qualcuno pensava che andassi a non lo so, col mio nuovo 6R a sarchiare il mais. Anche se dubito. Qua una botte del diserbo mi ostruisce il passaggio, quindi devo chiudere la barra perché ho fatto un po' di manutenzione. C'era un motorino che aveva qualche problema da aprire e chiudere, era un po' lento e quindi l'ho sistemato, e quindi la chiudo e poi partiamo con l'8R. Non vi farò vedere molto perché il vlog penso sia venuto già abbastanza lungo, ve l'ho detto, voglio farli a 5-10 minuti, anche se nello scorso c'è qualcuno che ha pianto e ha detto ma perché solo 5 minuti? Lo so che i miei video vi piacciono, però ragazzi, con 2 a settimana compensiamo abbastanza. Ecco, chiudiamo tutto, che così i ladri non mi rubano. Ma no, è difficile che i ladri vogliano rubare un trattore del genere. Magari rubano la botte, quello sì. Sto scherzando, speriamo non succeda mai. No, sarebbe una brutta, brutta batosta. Oh, oh, cos'è quel cavo là? Cos'è quel cavetto là? Ma, ragazzi, lo scopriremo prossimamente. Ah, vi tengo sulle spine. Quel cavetto lì lo devo testare bene e poi ve lo racconto verso giugno. Sì, perché voglio fare un mese di test prima di parlarvene.
ospiti più blasonati dello scorso episodio, indubbiamente. Ehi, ma sei sul Land Cruiser e manca la cintura. Ragazzi, ma sullo sterrato, ero sullo sterrato, vi ho fatto vedere 10 clip che ero su delle strade di campagna, la cintura, veramente, non so, probabilmente se becco un fasano è meno la cintura che mi salva. Dopo, hai messo pisello proteico nel titolo, pisello, è da rivedere quel titolo, ragazzi. Qualcuno stava scherzando, ci sta, vabbè, anch'io ogni tanto faccio delle battutacce così di basso spessore, però chi lo stava pensando veramente, ragazzi, dovete maturare come il pisello proteico, eh? E dato consigli sull'insetticida, magari qualche alternativa naturale, tipo olio di neem, fai l'infuso con l'ortica, non l'infuso, ragazzi, il composto, insomma, da distribuire con l'ortica, il repellente, però appunto, ragazzi, sono tutti repellenti, non sono risolutivi, il repellente tu lo distribuisci sulla coltivazione e dopo, chi si è visto, dopo 2 giorni ritorna. E chiuso il discorso. Io direi che il far vlog può finire qua. Il vostro video in notturna con Rotolone in notturno arriverà, perché nello scorso episodio abbiamo superato i 5700 like. Ve ne ho chiesti 3000, quindi a postissimo, ragazzi. Arriverà, e probabilmente arriverà, non dico presto, ma sicuramente a giugno, penso. Dipende dalle irrigazioni, dipende dalle mie organizzazioni. Déjà vu anche per il posto, siamo sempre qua a irrigare. Questa volta non faremo il grano, ma solo il pisello proteico. Oltretutto vedo anche adesso, in questo momento, qualche macchia accentuata di malattia sulle spighe del grano, e ve ne parlerò in situazione in campo prossima settimana. Perfetto, siamo pronti per irrigare per la terza volta. Ragazzi, purtroppo serve per riempire quegli ultimi fiori che vi ho fatto vedere del pisello proteico. Con quest'acqua riescono a legare e riempire bene tutti i frutti, cosa veramente molto molto importante. Senza questa terza irrigazione non ce la farebbero, probabilmente verrebbero dei granini striminziti e chiuso il discorso. Noi vogliamo riempirli bene tutti, anche perché la situazione di umidità del terreno è veramente critica e si rischia di andare a compromettere leggermente anche i primi frutti. Detto questo, io vi ringrazio molto per avermi seguito fino a questo punto. Lasciate un mi piace, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale per rimanere super aggiornati su tutti i video in uscita. Detto questo, vi mando un caro saluto e ci vediamo nel prossimo far vlog.